Buongiorno, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale di montagna. Siamo esattamente nella zona della Val Fundillo, quindi all'inizio del sentiero, questa è la segheria, e questa mattina siamo diretti sul Monte Amaro. Fa veramente molto freddo questa mattina, mi sono svegliato presto, alle 5 e mezza, e siamo qui, che sono grosso modo le 8 e mezza del mattino. Siamo praticamente a circa un grado all'ombra, il sole sta sorgendo piano piano, tra poco mi metterò pure i guanti, forse pure la giacca. Finalmente il sole. Non potete capire oggi che freddo che fa. È tutto ghiacciato e al sole si sta decisamente meglio. A parte che essendo un martedì è difficile trovare qualcuno. C'è una pace e un silenzio allucinante. È bello osservare come si sta sollevando un po' la piccola nebbiolina in fondo, ed è dovuto al fatto che abbiamo la zona qui dove batte il sole che sta evaporando l'acqua per il caldo, e abbiamo la zona lì in fondo invece che è ancora ghiacciata. Quindi pian piano che si sposta il sole incomincia a illuminare quella zona lì, incomincia ad alzarsi un po' di nebbiolina perché evapora l'acqua, ed è spettacolare vedere questa parte qui verde, l'altra parte lì completamente ghiacciata. Non so se si vede. Stiamo continuando a salire, piccola pausa perché comincia a fare caldo, quindi mi sono tolto il cappello, e pian piano che saliamo su inizia ad aprirsi tutta la vallata ed è veramente qualcosa di straordinario. Peccato che le foglie buona parte sono già a terra, o comunque le piante hanno perso il loro bel colore, però lo spettacolo è assicurato. Riprendiamo a salire. Siamo a quota 1400 metri, mancano grosso modo altri 430-450 metri di dislivello e poi siamo arrivati. Siamo circa 1,6 km dalla vetta, stiamo salendo. Onestamente mi aspettavo di peggio, cioè di solito il Monte Amaro è rappresentato dall'idea che arrivarci è veramente difficile, cioè, o meglio, c'è un forte dislivello per salire su. Dislivello complessivo è circa 850 metri, grosso modo su 10 km, spalmati su 10 km andata e ritorno. Onestamente non sto trovando grandissime difficoltà, sarà anche il fatto che sono circa 2 settimane che sono fermo, sarà anche la voglia di salire su, e quindi sto salendo una progressione, diciamo, passo lento, un po' il calipè, passo lento, costante, non mi sono mai fermato se non per fare una ripresa giù. E adesso, quindi ripartiamo, siamo freschi, non abbiamo neanche problemi di fiato, quindi positivo. Siamo usciti finalmente fuori dal bosco, adesso siamo allo scoperto e
questo è il piccolo sentiero che poi ci porterà su alla cima del Monte Amardiope. Sono circa grosso modo 800 km, buonanotte, 800 km no, 800 metri dalla cima, almeno dal navigatore, quindi diciamo che ci siamo. Questa è la stradina, la sua selletta, e poi da lì si sale e si arriva al Monte Amaro. Veramente un percorso piacevole, non me l'aspettavo, e la cosa è resa ancora più piacevole per la bellissima giornata autunnale. Mi ricordo che l'anno scorso era di questo periodo, pioveva, nebbia, un tempo un po' di schifo, un po' schifio, però siamo fortunati adesso che le giornate sono ancora belle. Siamo quasi giunti alla vetta del Monte Amaro di Opi, sarebbe quella là in fondo. Non so se forse c'è qualcuno, non riesco a capire bene. Questo è il panorama, con il Marsicano davanti. Opi, veramente veramente molto molto bello. Siamo a neanche 20 metri dai camosci. Basta non fare casino, non fare movimenti azzardati, e loro sono ancora lì. Sono passato su, vicino, praticamente 10 metri, e loro sono ancora lì. La natura va rispettata. Ricordo sempre a tutti che questa non è la nostra zona. Noi siamo ospiti, non siamo proprietari, e quindi come tali dobbiamo rispettare quello che il posto dove andiamo. Quindi facendo con calma, senza fare casino né gesti avventati, si può praticamente passare vicino a questi animali senza che scappano. Eccoci qui, finalmente siamo giunti sulla cima del Monte Amaro di Opi. Questa è la croce improvvisata con delle fascette, non è proprio bellissima, però va bene lo stesso. Ed eccolo qui, Monte Amaro di Opi 1862. Questa è la visuale, veramente molto bella. Lago di Barrea. Bella, bella, bella. Ci siamo trattenuti un po' più del dovuto, però è difficile dire di no a questo bellissimo panorama. Cioè, stai qui ore e ore ad osservarlo. Poi soprattutto c'è un silenzio bellissimo e non tira neanche un filo d'aria, proprio un leggero venticello, sta molto bene al sole, quindi veramente una pausa meritatissima. I camosci dove li abbiamo lasciati sono ancora qua. Uno che mi guarda, l'altro che mangia. Ci dovrebbero essere ancora altri due che sono sicuramente sotto questo spuntone di roccia. Buongiorno. Oh, sei arrivato, ma te sei Silvia? Berti. Che casualità. Sei che molti riconosco. Io sono Matteo Palmas. Matteo. Facciamoci un selfie. Ciao, buon giro. Ciao, Silvia.
si scivola, infatti adesso comincia la discesa, si scivola tantissimo, porca miseria. Da notare che non ho più le suole, le scarpe, perché le ho consumate tutte, buona parte. Quindi scivolo tantissimo. Adesso riguardiamo il fiume nella speranza di non affogare in mezzo all'acqua. Non siamo affogati, siamo sulla strada del ritorno. Non vedo neanche un cavalluccio, lo volevo salutare. C'è pieno di cacca di cavallo ovunque, però non li vedo. Chissà. Oh, eccoli. Ciao. 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 Quella è bella. Quando ne mangiamo noi, eh? Quanta erba mangiamo? Tanta? L'escursione volge al termine. Tra poco arriveremo al sentiero, lo svincolo, quindi arriveremo alla segheria, infatti si vede da lontano la segheria. È stata una bellissima escursione, d'altronde non poteva essere diversamente. E, abbiamo incontrato anche altre persone, tra cui anche Silvia, è stato veramente un piacere conoscerla. E adesso torniamo con calma a casa, saranno, non lo so, io quando esco purtroppo l'orologio non lo vedo. Col sole dovrebbero essere le 3 forse, in questo modo. E chiudiamo qui in bellezza. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, tanto non vi costa nulla, però mi aiutate a farlo crescere in qualche modo. Vi ringrazio tutti quelli che finora l'hanno fatto e lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, potete condividerlo con i vostri amici, magari dovete fare un'escursione da queste parti e sapete più o meno cosa vi aspetta. Certamente un po' di spoiler l'ho fatto, però come tutte le escursioni vanno vissute in prima persona. È vero che con una GoPro riprendi solamente alcune immagini, ma non tutte le emozioni che vivi quando sei in montagna. Quindi questo è tutto, vi lascio al prossimo video. Speriamo domenica prossima, se Giuseppe non ci chiude dentro in casa, speriamo un altro giro in montagna. E niente, buona giornata a tutti, ciao!